Signore e signori, buonasera. Dopo 2 anni di assenza forzata, tornano gli amici del Sant'Antonio per portare in scena una delle più belle tradizioni casolane, le tentazioni di Sant'Antonio Abate. Un gruppo di amici volenterosi ed entusiasti che, senza nessuna velleità artistica, vuol continuare a tramandare uno spettacolo da sempre molto sentito dalla nostra comunità. Augurandoci che la rappresentazione sia di vostro gradimento, vi informiamo che al termine dello spettacolo saranno raccolte delle offerte da destinare in beneficenza nel nostro territorio. Prima di iniziare, vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale per aver patrocinato l'evento, la banda di Casoli per averci messo a disposizione la sala prove ed il professor Gennaro Ramondo per aver realizzato la scenografia. Inoltre ringraziamo anche Don Gennaro per averci ospitato questa sera qui. Signori e signori, buon ascolto. Da famiglia nobile e ricca a Coma, in Egitto, presso la città di Eraclea. Conobbe San Paolo Anacoreta di Tebe, dal quale ebbe preziosi ammaestramenti. Rimasto orfano all'età di 18 anni, distribuì tutte le sue ricchezze ai poveri e si ritirò ventenne presso il Mar Rosso, nel deserto della Tebaide. Lì, per vivere a contatto più intimo con Dio, si dedicò alla meditazione, allo studio e alla penitenza, a capo di altri anacoreti. Solo 2 volte abbandonò quella solitudine, ma fu per ragioni sante. Nel 311, durante le persecuzioni cristiane in Africa da parte dell'imperatore Massimino Daia, Antonio cercò invano il martirio. Durante la sua vita ebbe un gran numero di discepoli, per cui non a caso è considerato il fondatore del monachesimo cristiano. Di lui ci rimangono circa 7 lettere in traduzione latina. Questo grande patriarca morì a 105 anni, nel 356 d.C., sotto l'impero di Costantino. Anche lontano dal mondo, il demonio non rinunciò di tentare crudelmente Antonio e i suoi discepoli, ma la sua fede e il suo amore per il Signore riuscirono a vincere lo spirito del male. Torna qui, o spettatori, i moderni trovatori, a cantare sì puntuale la lotta tra il bene e il male. Sant'Antonio, grande santo, dai, ispiraci questo canto, liberandoci dagli affanni, dal nemico, dagli inganni. Or narriamo le tue gesta, celebrando la tua festa. Or onoriamo il tuo nome, il vincitore del demonio, quel demone maledetto che sparì al tuo cospetto, che passò oltre misura a tramare ogni sciagura. Ora, musici e cantori, implorando i tuoi favori e con immensa umiltà, cantano la tua santità. Thank you.
trompa celeste, esulti ormai. L'angelica tromba risuoni, Satana fugga e sprofondi nell'infernale abisso, che la gloria tua risplenda ancora. Oh.
ti farò per sempre guerra, finché sei su questa terra. Dove vai? Io ti seguo per venirti a ritrovar. Io sono colui che ti cercai, tu con me dovrai venire. Tu con me dovrai venire, tu con me dovrai Yeah.
le tentazioni, perché qua questo trono, io mi sto
anch'io che salterò con tutto il cuore, inneggerò altissimo al tuo nome. Sia benedetta la luce del creato, perché non ci ha mai abbandonato. Il demonio mi ha fin vinto, il ginocchio, fratello, il Dio ringraziato e la sua gloria ogni giorno diamo. Sei grande, Signore, sì che ogni lode di potenza è alla tua grandezza inferiore, infinita è la tua potenza. Mio Dio, oh mio Signore, accogli quest'umile preghiera che stasera io rivolgo a te per improlare pace e perdono per questo mondo. Non guardare agli miei colpi, sono anch'io un uomo peccatore. Nel lasciarvi vi benedico, la pace sia con voi, oggi e sempre. Mm-hmm.